Io invece l'ho frequentata per 16 anni. Lì c'era seduto uno, che non faccio il nome perché ci sono le televisioni, che ha sfondato quella sedia, si è spogliato su questa cosa, e credo che qualcuno mi è testimone. Cioè, questo abbiamo visto. Non era sindaco. Ma no, le spiego. Era sindaco. Non, no, però adesso lei sta facendo quello che ho fatto io l'altro giorno, allora mi sta interrompendo. E no, mettiamoci d'accordo. E io ho ascoltato quella sera, consigliere Russo, tutta la sera. Io sono molto orgoglioso di come sta andando la mia città in questo periodo. Siamo città europea 2022, abbiamo tante cose positive. Io ho ascoltato per ore una città che mi consentite, mi consigliere, che non mi appartiene, fa tutto male. È tutto un disastro. Allora capirete che a uno come me mi salta anche poi la mosca al naso se sento tutte queste cose, perché a me il dialogo mi piace, confrontarmi mi piace, però obiettivamente non si può continuare a dire, ripeto, non entro nel merito dei vari interventi che ho sentito quella sera, perché altrimenti ricominciamo. Però sto dicendo, non lavoriamo tutti insieme per questa città. Credo di aver concluso un mio intervento dicendo grazie ai miei consiglieri che non hanno mai avuto una maggioranza così, credo di aver detto prima, ma grazie anche ai consiglieri di quel giorno, perché dobbiamo lavorare tutti insieme per la città. Che dopo, ripeto, se siano successe del cuore, sinceramente mi dispiace, perché in quest'aula, in questi giorni, un giorno ero a casa, pensavo di aver preso il Covid, che poi non avevo un po' di febbre. Ho visto un intervento contro la Meloni al Senato. Quello che ho sentito al Senato è una roba da non credere, cioè detto da, ovviamente dalle opposizioni, quella che era Presidente del Consiglio. Fa parte del gioco della politica, io capisco, però capirete anche da parte mia, che sentire che è tutto un disastro quando cerchiamo di dare il massimo, quando cerchiamo di fare il massimo, quando abbiamo provato insieme un bilancio, credo che siamo uno dei primi comuni d'Italia, tra i primi, siamo sempre con le classifiche. Qualcuno ha fatto notare che quando c'era un'altra amministrazione eravamo 28esimo o 35esimo. Dico, lavoriamo insieme per questa città. Perché poi arriva uno, arriva l'altro, una volta corre da dentro, una volta corre da sinistra. Questo potrebbe essere l'altro motivo.